Se dovessi scegliere tra il tumore e la mia vita, sceglierei il tumore perché è la mia vita, mamma. Questo è un tatuaggio che per me significa tanto, perché ogni volta magari dici, capite, è un tatuaggio? Sì, perché è come se l'avessi con me. Cioè, c'è sempre mia mamma qua con me, non una fotografia. Adriana Merluzzo ama profondamente la pallavolo in tutta l'essenza di un dono lasciatole dalla mamma Giovanna, scomparsa prematuramente per una grave malattia. Sulla strada della centrale palermitana oggi c'è l'Alpa Irriaversa, nell'incrocio di un destino tutto racchiuso in una data ed un numero, il 22, scolpito sulla maglia insieme a quel cognome, Vassallo, che donano amore e vita anche dopo la morte. Adriana non dimentica, porta sempre con sé ogni istante di mamma Giovanna. Lei, come me, aveva la stessa passione, cioè, e io la sto portando avanti grazie a lei. Purtroppo giovane ha dovuto abbandonarlo, proprio troppo giovane. Quanti anni aveva? 27 anni, ha scoperto la sua malattia e di conseguenza ha dovuto abbandonarla. E ho visto proprio la sofferenza per una cosa che amava da morire. Con tanto coraggio ma anche tanta sofferenza, Adriana per amore è riuscita a superare il dolore e soprattutto a ritrovare la voglia di non mollare, trasferendosi ad Aversa per avere una chance grazie al presidente Apicella in un gruppo fantastico e viversi la prospettiva di un sentimento pur lasciando in Sicilia gli effetti più grandi, sempre e comunque accanto a lei. Grazie a Dio e grazie a mia madre sono riuscita in poco tempo a rientrare in un gruppo che neanche c'ero messa. Questa è una cosa che ringrazio proprio. Apertamente la prego ogni giorno questa cosa, perché non ci riuscivo da sola, di verità. Però anche grazie al mio fidanzato, questa è una cosa che dico pure grazie a lui, che mi ha stimolato, perché io addirittura volevo lasciarlo una bella cosa. Poi riflettendo, perché ci sono quei giorni che magari tu pensi ci basta, la lascio, perché non ce la faccio, perché è un impegno troppo importante. Poi c'era la situazione di mio fratello piccolo, cioè io rischio di lasciare un fratellino piccolino e non potergli dare la figura magari che serve di una donna. Perché fai anche da mamma sostanzialmente, questo stai dicendo. Sì, questa è una cosa che volevo precisare, però giustamente. Sono tante figlie le piccole pallavoliste che ogni giorno Adriana allena con grande passione, come se per loro fosse una seconda mamma. Mamma Giovanna di lei sarebbe sicuramente orgogliosa nel vederla crescere come donna ed atleta, per realizzare a fine campionato, perché no, il sogno di una promozione in Serie B2 con tutta la famiglia riunita. Quel giorno mamma Giovanna di certo non mancherà e quella dedica scritta a mano sulla maglia con lei vivrà per sempre.